Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Siamo tornati dalle ferie, o meglio, sono tornato dalle ferie. Spero siate anche voi così, starete guardando questo video. E niente, cioè è finito, così. Non sono più abituato a fare video, quindi mi serve un attimo per riprendermi. Comunque, come avrete capito da titolo e copertina, oggi vi andrò a mostrare le prime modifiche che sono state fatte sulla mia MT-09 SP, che finalmente abbiamo battezzato, o meglio, ho deciso di battezzarla, di chiamarla con un nome. Chi mi segue su Instagram già ha saputo come si chiama la moto e tutte le varie modifiche che ho incominciato a fare. Pertanto vi invito a seguirmi su Instagram e ovviamente a iscrivervi al canale. Comunque, la moto ho deciso di chiamarla Mantis. Per quale motivo? Uno, perché mi piace, cioè così, e secondo motivo, il più importante, perché la moto, non so per quale motivo, non chiedemi il motivo, mi ricorda una mantide. Sarà per gli occhi, per il faro, però mi ricorda una mantide, l'ho voluta chiamare Mantis, che sarebbe mantide in inglese poi tra l'altro, e quindi niente, secondo me ci sta. Poi fatemi sapere ovviamente nei commenti se vi piace o come l'avreste chiamata. Comunque, io direi di non perdere altro tempo e iniziare subito con il mostrarvi quale modifiche ho fatto alla moto. Allora, come prima modifica, ovviamente non stiamo parlando di modifiche prestazionali per adesso, ma di modifiche estetiche. Cominciamo con adesivo paraserbatoio, che ho purtroppo montato troppo tardi, perché chi appunto mi segue su Instagram saprà già cosa è successo purtroppo alla mia moto, che ha da poco fatto un mese. E niente, ve lo spiego ovviamente anche a voi qui su YouTube. Ho deciso di andare a fare un giro in moto e registrare un motovlog con un amico. La GoPro ha deciso di staccarsi da sopra al mio AGV kittato per... Guardate i miei caschi come sono bellini. Ha deciso di staccarsi dal casco e precipitare sul serbatoio, creando questo. Ha deciso di solcare il serbatoio staccando proprio la vernice, creando un vero e proprio solco, ma non lo mette a fuoco, non ce la fa. Comunque, niente, ho comprato l'adesivo paraserbatoio sperando che riuscisse a ricoprirlo, anche se comunque io so che ci sta il solco sotto, però occhio non vede, cuore non duole, ci ho provato, ma niente, non lo ricopre. Poi, parlando sempre di serbatoio, abbiamo questi grip di Easy Grip, per appunto le gambe vicino al serbatoio, e oltre a essere molto utili e funzionali, devo dire che sono proprio belli. Cioè, l'estetica della moto cambia abbastanza già solamente mettendo questi grip serbatoio. Sono molto molto carini, fanno ovviamente il loro dovere. Niente, sono approvati sia per funzionalità che per estetica, che è la cosa migliore. Poi passiamo a una cosa, diciamo, estetica e funzionale. Lo è, basta, l'ho detto ed è così. Stiamo parlando dei... io li chiamo nottolini, voi non so come li possiate chiamare, che sono appunto queste viti che ti permettono di mettere la moto sul cavalletto e tenere la ruota di dietro alzata. Molto comodo per pulire la catena, per pulire i cerchioni e soprattutto per, quando teniamo la moto ferma per tanto tempo, evitare di far ovalizzare le gomme. È un fenomeno che ovviamente non si riscontra dopo un mese, due mesi, tre mesi. Dopo tanti tanti mesi, anche anni, che la moto è ferma nella posizione laterale del cavalletto, le gomme si possono ovalizzare e deformare. Però ovviamente sono fenomeni che non, diciamo, non l'ho preso per questo. L'ho preso appunto per tutte queste cose che vi ho elencato prima. Manutenzione, diciamo. Oltre a questi, volendo continuare a parlare delle ruote, ho preso degli adesivi per il canale interno dei cerchi. Adesso ve li faccio vedere. Eccoli qua. Scritta MT-09. Sono molto molto carini, in tinta con il grigio del serbatoio. Ovviamente al contrasto col blu e dalla ripresa potranno sembrare bianchi, ma
vi assicuro che sono argentati e a contatto con la luce sparaflesciano, diciamo, come posso farvi capire. Un po' come i pantaloni dei Cuozzi, quelli che si portano adesso di moda, quei pantaloni catarifrangenti bruttissimi che però rispetto a chi li indossa. E ovviamente l'ho messi sia dietro che davanti, vi faccio vedere anche il davanti. Questa è la scritta MT-09SP che esce originariamente dalla moto e questo è l'adesivo che ho applicato io, che si trova sia qui sia dall'altro lato. Poi, come ulteriori modifiche, per ora, sono andato a rimuovere gli specchietti originali, che non che mi dispiacessero come estetica, perché sono i primi specchietti, credo, che esteticamente originali non fanno tanto cagare come il resto degli specchietti originali. E poi, ovviamente, come funzionalità, gli specchietti originali sono il top. Però, diciamo che questa moto, vedendo anche varie foto su Instagram, senza specchietti è spettacolare. Quindi ho detto: senza specchi no, sia per una questione di legge sia per una questione di utilità, perché non tanto in città, ma in autostrada e strade veloci gli specchietti servono. Ho deciso di comprare degli specchietti per manubrio messi al di sotto delle manichette. Li ho comprati, li ho provati ad installare. E il risultato è questo. Gli specchietti si presentano in questa forma, abbastanza carini, erano come li volevo, sia per posizione sia per estetica. Sicuramente c'è di meglio, però questi sono specchietti tra virgolette economici. Vi lascerò ovviamente di tutti i pezzi che vi sto elencando il link qui sotto in descrizione, andateci a dare un'occhiata se vi interessa. E stavamo dicendo, l'installazione di questi specchi è stata una tortura. Voi direte, vabbè, cazzo ci vuole, sono degli specchietti semplicissimi, svidi il bilanciere del manubrio, infili il bilanciere suo con la cravattina per lo specchietto ed è semplicissimo, via. No, innanzitutto perché per svitare i bilancieri originali della moto mi ci è voluta quasi una laurea in ingegneria e nonostante sembra semplice, guardi all'interno, c'è un chiavino esagonale da inserire, sviti e via. No, perché quella vite che è all'interno è praticamente presso fusa nel bilanciere stesso. Il bilanciere ha una filettatura enorme quanto il manubrio e quindi è tutto un pezzo. Guardando per bene ho visto che proprio il bilanciere aveva una filettatura esagonale, quindi ho preso un bel chiavone esagonale, l'ho ficcato dentro e ho dovuto fare la forza di Hulk per smontarlo. Però alla fine ci sono riuscito, li ho smontati, sono andato a inserire il bilanciere del manubrio degli specchietti e aveva una cosa strana. Non aveva la filettatura, aveva un come posso chiamarlo? Un pezzo di ferro che va dilatato avvitando la vite, tipo i Fisher, non so come si chiamano, gli stop li chiamano da qualche parte, che si mettono nel muro per poi avvitare. Comunque, questo meccanismo qua, tu avviti il perno che c'è all'esterno e la parte in ferro si dilata, occupando quindi lo spazio nel manubrio e rimanendo saldo. Ci sono riuscito facendo varie modifiche. Ho messo lo specchietto destro, quello del gas, e ovviamente cosa è successo? Che lo specchietto andava a urtare vicino alla manopola del gas. Quando giravi il gas per accelerare, si girava anche lo specchietto. E non era bella come cosa. Quindi ho dovuto fare una modifica prendendo delle rondelle, facendo spessore vicino al manubrio e va bene. Ma la parte peggiore arriva quando nel serrare questo perno, questo bel pernetto qua per stringere la cravatta dello specchietto, si è spaccato sul posteriore. Non so se si riesce a vedere bene. No, non me lo vuole mettere a fuoco come al solito. Vabbè, comunque questa parte qua si è spaccata. Lo specchietto si mantiene. Per ora, se dovessi perderlo, sti cazzi, però purtroppo si è rotto e mi rode il fegato per questa cosa. Vabbè, lasciamo stare, lo specchietto sinistro è stato molto più semplice da montare, dati gli errori commessi sul destro, però va bene, questi specchietti, come al solito, sono inutili. Non si vede un cazzo, però sono omologati, in teoria, credo. Quindi va bene così, esteticamente mi piacciono, rendono la moto più sportiva cattiva. Quindi va bene, ovviamente. Anche sulla 03 sono sempre stato molto fortunato con gli specchietti. Chi mi segue da tempo lo saprà. E vabbè, ovviamente me la sono portata anche sulla 09. Non ci posso fare nulla. Per ora le modifiche sono solo queste. Vabbè, il quad lock
non chiamiamolo nemmeno modifica perché è un supporto. Comunque niente, ho già dei pezzi in quello scatolo che andranno montati alla moto e ve li farò vedere in un video futuro, però non è adesso il momento. Quindi per questo video è tutto, come al solito vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, non vi dimenticate, mi raccomando iscrivetevi fondamentalmente al canale perché siete tantissimi che guardate i video ma non vi iscrivete, quindi se magari vi iscrivete mi fareste un grosso piacere perché supportate me e il canale. Quindi niente, noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video, ciao ragazzi.